Max e Cocco presentano Buongiorno a tutti, nel video di quest'oggi vedremo la preparazione di un filetto di tonno. Filetto di tonno che ho acquistato di forma triangolare e fresco. Per la cottura mi avvarrò di una piastra in ghisa che lascerò scaldare per un 10-15 minuti a fiamma molto viva, quindi quando andrò ad appoggiare il mio filetto di tonno la piastra sarà molto calda. È fondamentale la cottura. Io solitamente lascio 2 minuti per ogni lato se voglio una cottura al sangue, 3 minuti per ogni lato se voglio una cottura media che è oggetto di questo video. Ovviamente i tempi di cottura cambiano a seconda dello spessore del nostro filetto di tonno. Questo, essendo su 3 lati, necessita di un tempo diverso di una fetta di tonno normale, chiamiamola così normale, in cui sono più che sufficienti 3 minuti su entrambi i lati, sui 2 lati, per una cottura a sangue, 1 o 2 minuti in più se vogliamo una cottura media. Facciamo molta attenzione a quando lo giriamo, ci aiutiamo con una paletta, in questo caso io utilizzo queste palette di plastica che sono molto comode per girare il tonno. Nel frattempo ho preparato un bagnetto formato da olio extravergine di oliva, spremuto a freddo, prezzemolo, sale e del limone. Per tagliare il nostro filetto di tonno mi avvarrò di un coltello in ceramica molto affilato, perché essendo il filetto molto molto tenero. Ed ecco a voi il nostro filetto. Grazie per l'attenzione e al prossimo video.